La cosa più forte per me è stata vedere dentro e il film inizia che sei dentro. E per la prima volta nella mia vita, e penso per tutti, penso che nessuno l'abbia mai visto, ho visto un ago che entra da dentro. Il film è ambientato in sala operatoria. Siamo a Cinisello, all'ospedale di Cinisello di Pisa, ed è una semplice operazione di chirurgia robotica, perché in verità in questo momento si sta utilizzando molto questo sistema robotico. Sta cambiando tantissimo la chirurgia, non c'è più il medico che è a contatto col paziente, ma il medico utilizza un joystick e il joystick controlla un robot che entra dentro al corpo. Il film è ambientato all'interno del corpo umano e utilizzato queste micro telecamere che vengono utilizzate per la videochirurgia. L'atteggiamento che dovevo avere io nei confronti del paziente. Sono le prime domande che mi sono posto quando dovevo iniziare, ma appena sono entrato in sala operatoria ho capito che non sarebbe stato un problema perché il chirurgo deve avere un momento di concentrazione per fare esattamente quello che deve fare e non deve avere spazio e tempo, per i sentimenti. È un corpo che viene completamente coperto e quindi tu non vedi neanche il viso del paziente. E le sonde entrano e tu vedi l'interno. E vedere un torace aperto col cuore battente ti assicuro che all'inizio non è normale per niente. È un'esperienza veramente forte e poi incredibile, dopo 4 giorni ti abitui. L'uomo si abitua a tutto.